non ci sentiremmo a posto con la nostra coscienza di cittadini in questo paese se dopo aver fatto le comunità di accoglienza, dopo aver lavorato nelle scuole, dopo aver lavorato nelle carceri, dopo aver lavorato nei beni confiscati e le mafie utilizzati socialmente, dopo aver fatto cultura, noi non ci ponessimo il problema di fare politica, di fare politica, di farla concretamente, di farla direttamente. Noi, giovani, adulti di questo movimento, saremmo degli impostori nei confronti dei ragazzi più giovani se proponessimo ai ragazzi più giovani, 17 anni, 18 anni, 20 anni, di confrontarsi sul significato storico e attuale dell'Italia, di ciò che non va e dello sforzo che dobbiamo fare per liberarle, poi noi più grandi non vivessimo la nostra responsabilità di movimento nel movimento, insistendo sul segmento che viene subito dopo. Come si fa a fare la Repubblica migliore di quello che è? Come si fa a fare politica in modo migliore di come viene fatta oggi? Come possiamo costruire nuove forme di rappresentanza politica? Non un nuovo partito, che non ci serve un nuovo partito. Non la corrente di qualche partito, che non ci vediamo. Non il comitato elettorale per qualche campione che ha deciso di farsi eleggere. No. Più ambizione. Come facciamo a costruire nuove forme di rappresentanza politica che, raccogliendo, interpretando la credibilità del lavoro che stiamo facendo in tanti, da tanti anni nel sociale, lo trasformi in forza politica, cioè in capacità di entrare nel conflitto, perché di questo si tratta. E guai a togliere la categoria del conflitto dal ragionamento politico. Chiedetelo a Pino Mascioli, chiedetelo a Pino Capozzi. Occuparsi di Repubblica, occuparsi di politica, significa decidere come entrare nel conflitto, in maniera non violenta. Ma come entrarci? Portando il peso della propria credibilità, l'intelligenza delle proprie proposte. Ecco perché molti l'hanno letto sui giornali, molti sono qui per questo questa sera, ecco perché dopo aver fatto e continuando a fare ACNUS, Libera, il Gruppo Bene, il Consorzio Bene e tante altre forme di associazione di movimento, volendo contribuire a quella spinta escatologica e liberatrice, ci siamo inventati Benvenuti in Italia.